abbiamo fatto i primi 30-35 minuti della nostra partita, un po' pesanti, soprattutto tanto il lavoro che abbiamo fatto, sapevamo che un po' eravamo carichi, alcuni giocatori più felici, lo vedevamo altri un po' più pesanti. Abbiamo preso due gol e ci siamo fatti, perché purtroppo gli errori abbiamo visto, gli errori ci stanno, nessuno ha rubato niente, attenzione. Abbiamo fatto due errori ingenui, il primo saltando male, il secondo l'avete visto, sono cose che purtroppo capitano. Meno male che abbiamo concentrato tutto in una partita, spero, perché abbiamo avuto episodi che ci hanno sicuramente messo in difficoltà. Poi l'espulsione loro, che poteva essere un valore aggiunto, l'abbiamo pareggiata subito, per cui quando vai 2-0 in quel modo al riposo, sicuramente la partita poi diventa molto complessa e molto complicata. È stata di fatto poi anche una punizione strana, abbiamo preso un gol, non ho capito se l'abbiamo deviata o se lui ha fatto un gol di scavetto in modo particolare. Gli episodi non ci hanno sicuramente aiutato, se il palo di Pablo diventava gol, da vedere in un altro modo, lo so, sicuramente non abbiamo fatto la nostra miglior partita, quei due gol presi in quel modo ci hanno creato delle più grosse difficoltà. Portano male poi abbiamo, e lì dobbiamo domandarci perché li abbiamo presi, che errore abbiamo fatto, su alcuni devi essere concentrato e non giochicchiare a volte col pallone, bisogna fare delle cose, essere quello che siamo stati fino ad oggi, no? Concreti, rispetto dell'avversario. Sapere che in ogni situazione, se sei un pochino superficiale, il gol lo puoi prendere o lo prendi. Oggi l'abbiamo preso, non l'abbiamo fatto, di fatto nel complesso non è servito a niente, quindi da lì bisogna sempre ripartire, senza drammatizzare, ma consapevoli che quando prendi gol, quali sono le tue responsabilità. No, non sono esagerato, mi ha fatto 9 vittorie in 10 partite, se io gli vado là e gli faccio la sfuriata, prima di tutto non sono rispettoso di chi ho di fronte, perché abbiamo una squadra che ha fatto la sua parte, messo in campo in modo deciso, e poi devo anche essere onesto, noi nei primi 35 minuti abbiamo giocato soltanto, senza fare cose eclatanti, abbiamo preso due gol che se chiunque li ha visti da deficienti, io quando li ho visti che erano sufficientemente consapevoli di essere stati poco concentrati e di aver regalato episodi importanti, che gli altri hanno sfruttato bene, non ho bisogno di niente, sono bambini. Per cui io ho visto Evacua al 90° andare a recuperare palla in area, ho visto Pablo, quindi oggi non ho da rimproverargli impegno e determinazione. Abbiamo sbagliato alcune cose, le abbiamo pagate, è giusto così, il calcio è anche questo, bisogna saperlo accettare, quindi bisogna rendere merito all'avversario che vince e cercare di migliorarli, correggere. Non siamo Real Madrid, per cui dobbiamo averne consapevolezza. Io non ho altro da dire ai ragazzi, giù la testa e si lavora. Se hanno voglia di lavorare e l'hanno dimostrato di averla, le partite vincono. Se in alcune situazioni sono un po' più leggeri, vincono gli altri. Questo è il bello e il brutto di questo sport, quindi dobbiamo accettarlo tutti. Noi abbiamo i primi 30-35 minuti, abbiamo giocato la nostra partita con tutta una squadra messa bene in campo, ma che aveva ben organizzata la vista difensiva. Diciamo. Prendiamo gol, prendiamo l'espulsione, noi nel secondo tempo io un'analisi tattica non la riesco a fare. Perché una squadra che dal punto di vista con un uomo in meno, con quattro punte, con Gustavo, con un'organizzazione di gioco completamente diversa, se voi riuscite a fare un'analisi tattica, io sono contento, io sinceramente non sono in grado di farlo. Perdi una partita e prendi tre gol, felice non puoi essere, per cui devi analizzare perché, devi cercare di migliorare le cose nel lavoro quotidiano, le cose che hai sbagliato, punto. Non è che oggi posso fasciarmi la testa più di tanto, non ho segnali diversi di qualcuno che non abbia voglia di fare qualcosa. Onestamente, io lo dico a voi, se fossimo anche la squadra avversaria, se oggi una squadra più piccola della nostra avesse preso i nostri primi due gol, che cosa avrebbe detto? Cioè, qual è l'analisi che voi fate sui primi due gol? Se l'analisi che voi fate sui primi due gol è che abbiamo preso un'infilata, l'imbucata, il grande gioco sugli esterni dell'avversario, io non ho niente da ribadire. Se uno fa l'analisi vera, vede un centrale difensivo in vantaggio sul pallone che salta al contrario, la mette dietro male, ha sbagliato, gli tiro le orecchie, lo metto lì e gli dico concentrato. Se vedo il secondo gol, il centrocampista, il regista che va via col pallone, si tiene il pallone per tre ore, gli devo dire tiro le orecchie, succede, errore, ti metti lì e non devi farlo più. Cioè, non è che ho da dire molto sulla qualità, sul perché l'abbiamo preso. Mi preoccupa questo. Io non voglio vedere questo, l'ho detto all'inizio della stagione, io voglio vedere gente che è consapevole che se siamo operai intelligenti vinciamo le partite, se invece crediamo di essere più bravi degli altri, le perdiamo. Questo mi hanno dimostrato di averlo capito, devono ridimostrarci, no? Dalla prossima partita di averlo capito e averlo capito.